Ragazzi, che sound, che moto, in realtà è una macchina, spero ti sia messo le cuffie, ti sei iscritto al canale? Prima di cominciare ti presento lo sponsor di questo video, Insta360, le action cam che ti fanno essere lì, in macchina con me. Sono brand ambassador perché sono convinto di proporvi una cosa che funziona, sono ultra versatili, ultra affidabili, le batterie durano un botto. Piccola parentesi, GoPro, le ho usate per tanti anni, alla fine ho dovuto rinunciare perché o si scaldavano o frizzavano, una volta su due io mi perdevo i contenuti. La nuova GO3 io spesso la metto lì sotto per inquadrare cosa succede tra i pedali. Con lo schermino ribaltabile posso finalmente vedere se sto facendo la giusta inquadratura. Poi è piccolissima, è tutta magnetica, sia per questa telecamera ma anche per lo sgancio. Ragazzi, lo sgancio, guardate, è velocissimo, tu la puoi sganciare da qui, attaccarla al petto, la puoi mettere sul casco, dove vuoi, molto versatile. La RS, questa io la metto una sul parabrezza e una sul finestrino, come potete vedere in queste scene, e poi quando voglio proprio spaziare a 5.7K e 360 gradi, la X3 funziona. Con l'applicazione in post puoi editare, montare, fare quello che vuoi. Sappiate che è uscita anche la Ace Pro, di cui vi parlerò nel prossimo video, sono stra affidabili e finalmente per il mio modo di registrare video sono in un ventre di vacca. È Natale, vai qui sotto in descrizione, usa il mio link, compratene una, mandami qualche post su Instagram di quello che stai facendo con queste action, perché meritano moltissimo, sono una bomba. Torniamo al video. Troppo pigo. Dimmi. Ma che te lo dico, io... Cioè, allora, settimana scorsa ho fatto la mega busa e sono rimasto completamente scioccato, poi arrivi te. Eccoci. Cioè, io ho detto, basta, è finita, ormai ho guidato la macchina delle macchine, la macchina più pura del mondo, e poi mi proponi un prototipo che mi ha fatto perdere letteralmente la testa, te lo giuro. Questa cosa qua è... A parte che ce l'aveva mio nonno, la 112. Grande. No, vabbè, ragazzi, cioè le prime volte che guidavo la macchina con la patente e sentivo sto giocattolino, mi divertivo come un pazzo. Tu hai messo un sedile al centro della macchina. Hai messo un motore da moto centrale. E tutte le altre cose che hai fatto sono la combinazione perfetta per farmi venire un sorriso stampato così. Ragazzi, io ringrazio il momento in cui ho aperto sto canale e ho conosciuto gente come te. Lui è David, ragazzi, eccolo qua, il proprietario di questo magnifico prototipo con il suo team che è là dietro, che salutiamo, dopo ve li facciamo, grandi, ve li grandi, facciamo vedere. Grandi, grandi. Raccontami, ti prego, raccontami questo gioiello, che cosa hai fatto, dimmi tutto. Presa un anno fa già era predisposta per un motore Alfa 33, noi invece abbiamo preferito mettere un motore motociclistico al posteriore centrale, e così sfruttavamo già di per sé il cambio sequenziale della moto. La sai che la cosa che mi ha fatto godere di più in assoluto era di fare il punta d'attacco con un cambio da moto. Hai allungato anche il piantone? Piantone no, è il suo spostato al centro. È il suo spostato al centro. Però con il distanziale per lo sterzo e lo sterzo a calice profondo, insomma, per averlo un avvicinato. Sedile montato sulle staffe che non sono regolabili. Sedile, perché no, questa tu l'hai fatta per te. Su misura, sulla mia misura. Che motore monta questa bellezza? Motore Suzuki 1000 K2, è completamente originale al momento, ci saranno sicuramente vari step che faremo, l'elettronica è ancora originale. Avevamo girato fino a poco tempo fa soltanto quei tromboncini, abbiamo montato il suo airbox originale, abbiamo fatto delle prese d'aria stampate in 3D per convogliare l'aria esterna all'interno del motore, e nulla, il motore è questo, è completamente originale. Differenziale, abbiamo detto, non c'è, quindi assale rigido tipo kart, visto che siamo in kartodromo. Retromarcia fatta con un motorino d'avviamento tornito messo sull'altra parte dell'assale per avere una retromarcia elettrica. Qui all'interno hai dovuto ricostruire tutto per alloggiare il motore, quindi è stata proprio una roba, smonto tutto, ricostruisco tutto. Sì, esatto, abbiamo svuotato completamente, perché poi di macchina di 112 ci è rimasto ben poco. Certo. C'è il tetto, gli sportelli e il cofano anteriore, poi il resto è tutto ricostruito, quindi all'interno era vuota, abbiamo costruito
abbiamo Luca, il meccanico preparatore della scuderia, ha ricostruito tutti i supporti da zero, abbiamo presentato il motore. Come mai hai deciso di mettere il motore al centro? Perché volevi avere un bilanciamento dei pesi? Una distribuzione dei pesi ottimale, motore centrale, ecco, proprio come dici tu, per la distribuzione dei pesi. Sì, anche perché lei è una trottola, nel momento in cui ti parte, prima mi sono accorto un paio di volte, con il passo così corto potrebbe diventare abbastanza... Non perdona, il passo corto non perdona. Il motore centrale sì. Sicuramente un po' in questo ci aiuta. Parlami della ciclistica. La ciclistica, ecco, ha un assetto regolabile posteriore e con coilover che sicuramente saranno da rivedere, perché questo è comunque, come avevo detto in anticipo, è in fase embrionale. È in fase di sviluppo. Quindi è da rivedere. È una buona base da evolvere sicuramente per la prossima stagione. Ma sai che io ho sentito subito feeling, ti giuro, nel momento in cui si sono scaldate le gomme, tu mi hai detto c'è un po' di sotto attenzione in curva, però con un pelo di freno dentro gira e mi ha dato dopo pochi giri un bel feeling, tant'è vero che è uscito Rambo dall'ufficio e mi ha detto oh, non bella, cuci forte, porco. Esatto. Ci hai preso gusto, ci hai preso la mano, preso visto gusto. Dopo 3-4 giri, perché poi ecco si scaldano le gomme, sì. Cominci a capire come entrare in curva. Scusate, fantastico. Ragazzi, c'è stava, è morto. Come entrare in curva, sì. Carico sull'anteriore, perché altrimenti smusa parecchio. Però certo. Ecco, c'è da regolare bello. Ancora un po' le geometrie, sistemare qualcosina, però diciamo che la base è buona. È una bomba. E poi il roll bar, che è imbullonato? Roll bar, sì, imbullonato. E arriva fino ai duomi davanti, quindi okay. Completo. E quella meraviglia di cambio lì. Allora, tu hai fatto... La leva del cambio. Hai ricavato questa leva... In alluminio, ricavato dal pieno, è perfetto. Messo proprio sì, nella posizione giusta qui. Lasciamo perdere che il dashboard ogni tanto sfarfalla, come abbiamo già detto in altre situazioni di prototipi del genere. C'è da fare le ultime regolazioni anche su quello, insomma. Ti dice una marcia piuttosto che un'altra, ma io mi sono trovato benissimo, ti giuro, assolutamente bello grosso il numero piantato al centro del piantone. E una cambiata ottima, la posizione dei pedali anche, ragazzi, cioè ho messo una bella telecamerina a punta tacco come se piovesse, anche se non c'è bisogno, è una deformazione professionale e dà quel gusto. E poi, ragazzi, adesso tu mi paghi una visita dall'otorino, ecco, perché sì. L'orecchio destro me l'hai totalmente fritto. Che sì, c'è da rivedere anche una paratia sia per il calore che per i rumori, però... Ma come hai fatto ad agosto ad andare in giro? Agosto è stato triste, 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 triste. Abbiamo girato sempre qui al cartodromo La Mola e... Sì. Senti, questi allargamenti? Allora, gli allargamenti sono tutti in lamiera, non c'è vetroresina, quindi è stato fatto un lavoro proprio certosino, certo. Da carrozziere... Bella piazzata, bella muscolosa. Ricorda forse un Renault 5 Maxi. Che macchina che hai tirato fuori, santo Dio. Sì, ma no, ma guarda che bello. Scarico è il scarico centrale? No, è completamente in titanio. Il terminale l'ha fatto Miura, azienda di Valmontone, che prepara moto da corsa. Vedi tutti i Lexan. Anche forati. Forati per lo sfogo del calore, hai sentito, no? Per dissipare il calore. Sì. 500 kg. Circa 500 kg. E il cerchio è da? Cerchio abbiamo doppia misura, 14 davanti, 15 dietro. Che anche questi sono ancora, stiamo cercando di studiare se mantenere. C'è un po' più di impronta dietro. Sì. Ragazzi, non dimenticate che questa è una trazione posteriore. Trazione posteriore. È il massimo del divertimento. Sì. Assolutamente sì. Il massimo. Io auguro a tutti una volta nella vita di provare un giocattolo del genere. Un prototipo sul quale hai lavorato da un anno ormai, questa un parte. Un anno. Nell'anteriore c'è il serbatoio benzina in alluminio, pompa benzina Opel calibra da 5 bar, filtro benzina e poi abbiamo, ecco, la vaschetta del liquido raffreddamento, liquido freni, il radiatore dell'Alfa 33 con la ventola, davanti abbiamo anche delle barre stabilizzatrici, assetto coilover, mentre i freni di serie Fiat, quindi quelli montati su Fiat 1, dischi alleggeriti e forati, e anche questi vedranno uno step migliore. Ci sono montati dei tubi in treccia, però vedremo di mettere una pinza più performante, un disco più performante. Ti devo dire che comunque nonostante sia un monopompante, grazie al peso ridottissimo, non ho mai sentito la corsa del pedale allungarsi.
ho sentito sempre una buona frenata. Vedi quanto conta un'auto leggera. Gli posso dare un bacio? David, veramente bravo. Sai che la prima volta che ti ho visto qui, per sbaglio, poi ci siamo conosciuti. Sì, ci siamo conosciuti. Ti guardavo, dicevo guarda quanto è curiosa, quanto è bello questo progetto, che cosa deve aver pensato il proprietario per fare una roba del genere. E poi passano i mesi e siamo qua insieme, addirittura l'ho provata. Quindi prima cosa ti ringrazio tantissimo. Ma grazie a te, figurati. E secondo, vorrei sapere da te come mai ti è venuto in mente, cioè ti sei svegliato una mattina e hai detto adesso io faccio sta roba qua? Allora, la passione per le macchine e la guida ce l'ho sempre avuta, già da bambino. E prima o poi volevo una macchina da corsa. Macchina da corsa, ripeto, come ti ho detto prima, 112 mi è sempre piaciuto. Sì. Poi ho sempre guidato moto, ho fatto uno più uno, certo. Macchina piccola, leggera e motore moto. Ok. Trasmette delle sensazioni che comincio ad avere seri problemi nel canale a fare le auto nuove, le auto che pesano più di 1000 kg. Sarà dura per me. Raga, entro in pista, però guai a voi se mi prendete in giro per la retina che mi spunta sotto al casco. Anche io me ne vergogno, però Rambo, il proprietario del kartodromo, mi ha detto se non ti metti il mio casco non ti faccio girare. Per carità, me lo metto immediatamente. Meglio così? Un suono della Madonna, da perderci l'udito. D'altronde anche questa, come la Megabusa, ha un motore da moto sotto. Perlomeno qui
grazie al parabrezza, non prendi le sassate in faccia. Io non ho termini di paragone con auto del genere, o meglio, prototipi del genere. Tu hai creato ancora di più quella breccia nel mio cuore che mi porta sempre più indietro nel tempo e perdonatemi se sono così malinconico, mannaggia a me, però che mi fa roba del genere, mi fa divertire, mi porta più indietro nel tempo e mi fa apprezzare più i progetti del genere, i prototipi così, le Young Timer in assoluto. Poi quando sono estremizzate in questo modo mi danno ancora più gusto. Cioè io ho provato piacere, sappilo. Bene. Tu mi hai fatto provare piacere e non c'è niente a sfondo erotico sessuale in questo. Questa protoporno è una delle guide più belle del canale, assolutamente da inserire nella top 10, pure top 5. Iscriviti al canale, amico mio. Arrivano grandi contenuti. Grazie, veramente. Grazie, guarda, è stato un onore veramente. Piacere mio. Vogliamo far venire un attimo i ragazzi? Come? Ma lui, quanto è grosso? Che se no, gli è bulloni, guarda che... Cioè, sei grosso, sì, grosso, cattivo. Grosso è cattivo? Sì. Vieni, vieni. Eccoli grande qua. Luca, eccoli, e grande qua. Ale. Ciao ragazzi, ciao. Com'era da fuori sta macchina? Come ti sembrava? Uno spettacolo, è mostruosa, bellissima. Sì, eh? Grande il pilota anche. Raga, voi qua più like ci lasciate, più commenti lasciate qui sotto, più ci date la voglia di ritornare sul canale con questa magnifica auto. Poi mi raccomando, condividete il video, fateci sapere che cosa ne pensate, dateci supporto, iscrivetevi al canale, insomma, l'ho dette tutte. Prima. Tutte, tutte quante. Se no vi faccio venire a prendere a casa sotto casa. A posto. Da Luca. Da Luca. Oh, ok. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, ciao. Sulla ruota! Sulla ruota! Lo amo! Lo amo! Pensa che lui tutte le mattine dopo la colazione, invece di fare i piegamenti a terra, viene qua col Metropolis, si fa due pieghe. Certo. Sotto. Ma è l'unico al mondo che c'è ancora il Metropolis. Sì, 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 ma poi hai visto anche con... La targa l'hai vista? Sì, fantastico. Vabbè.